La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 16 novembre, buongiorno e ben ritrovati all'interno della rassegna stampa di Lecce News 24. Sui giornali tiene banco ancora la vicenda dell'attacco terroristico a Parigi con i suoi risvolti, ma anche l'emergenza Xylella e lo sport con la vittoria del Lecce. Queste quindi le prime pagine dei giornali oggi in edicola. Iniziamo con il Messaggero: furia francese, bombe sull'ISIS. Immediata risposta di Hollande, raid su Raqqa, roccaforte dello Stato Islamico in Siria. Anche gli USA in campo al G20, patto Obama-Putin per risolvere subito la crisi a Damasco. Al centro, stretta sulle moschee radicali, panico a Parigi, caccia all'ottavo killer, ora potrebbe trovarsi anche in Italia. Tre fratelli coinvolti, uno in fuga. La strage ha toccato anche l'Italia, Valeria uccisa a teatro, Mattarella rappresentava il nostro futuro. In basso, addio a Moira Orfei, talento genuino e regina del circo. Prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno: guerra all'Europa, la Francia reagisce, raid sull'ISIS, attentati preparati a Raqqa, coinvolti 24 jihadisti, caccia all'ottavo terrorista, la polizia diffonde nome e foto, panico e falsi allarmi, patto contro l'ISIS al G20, il califfo ordinò il massacro, Parigi avvertita il giorno prima, morta Valeria l'italiana, intesa tra Obama e Putin per la transizione in Siria, Mattarella, Valeria era il futuro del l'Europa, per il Papa una bestemmia, tanto odio in nome di Dio. In basso la Xylella, arrivano gli ispettori, tour negli uliveti del Salento, guerra al batterio killer. L'inserto della Gazzetta di Lecce: Xylella, ecco gli ispettori, avvia il tour negli uliveti. La delegazione europea dovrà verificare lo stato effettivo della fitopatologia delle piante salentine. Continua il pressing per la deroga allo stop delle barbatelle. Al centro la fotonotizia dal Salento: solidarietà alla Francia, i sindacati uniti vicino a Parigi. Mentre il centro senza auto, parte la sfida del PD, in un giorno raccolte 500 firme. Il Nuovo Quotidiano di Puglia apre con lo sport: prodezza di Surraco, il Lecce rivede la vetta, ancora una vittoria di misura al Via del Mare, giallorossi a 2 punti dal Messina e a 6 dalla Casertana capolista, Cosenza KO, Braglia frena, dobbiamo ancora migliorare. Xylella, ispettori tra gli ulivi, da oggi a mercoledì gli inviati dell'Unione Europea nel Salento, a Bari si insedia la task force con 45 esperti. Emergenza terrorismo, vertice col prefetto aspettando gli agenti speciali, tante le iniziative per ricordare le vittime di Parigi, un minuto di silenzio in Ateneo. Passiamo alle pagine interne del quotidiano: movida e lidi più sicuri, patto fra Stato e privati, domani a Gallipoli la firma con 21 associazioni, per sopperire alle lacune saranno coinvolti istituti e società di vigilanza. Le scelte sulla viabilità cittadina, centro senza auto, 500 firme in poche ore, ieri l'iniziativa del Partito Democratico in Piazza Sant'Oronzo, un referendum per attivare le telecamere H24. Pistolettate nel mirino, un trafficante di droga, 2 colpi ieri a Frigole, 31enne ai domiciliari, apparteneva al gruppo del pentito Gioele Greco, paura quindi nella Marina di Lecce. La rabbia dopo il rogo, l'oratorio unico luogo per bimbi del rione, tensione nervi tesi a Borgo San Nicola, i residenti abbandonati da tutti, mentre per il parroco ha chiamato solo il vescovo. Doppia pagina dedicata all'inchiesta rifiuti, così pagavamo le tangenti ai politici, sulle tracce dei conti, nell'informativa le accuse dell'imprenditore Rosafio, 1 milione versato all'ex presidente del lato Lecce 2, poi il caso, la guerra dei sindaci, Aro 9, no al bando, la replica degli amministratori di Matino, Ruffano e Casarano. Sternatia in lutto, addio a De Santis, cantore genuino della sua Grecia, stroncato da un tumore, l'artista è morto ieri a 58 anni. E infine le pagine sportive, magia di Surraco, il Lecce vola, una prodezza del fantasista risolve la sfida con il Cosenza, ora la classifica sorride alla squadra giallorossa, Braglia è felice, sono 3 punti che fanno morale.
Bene, è tutto anche per oggi con la rassegna stampa. Più tardi vi ricordo l'appuntamento con il nostro TG. Intanto tutte le notizie le trovate sul nostro sito www.lecce-news24.it. Grazie e buona settimana. La rassegna stampa è stata offerta da...